presentato alla stampa internazionale il festival teatrale che da giugno porterà 2000 artisti ad esibirsi nel capoluogo campano, il debutto all'Albergo dei Poveri. E adesso parliamo di teatro, sarà Le Troiane da Euripide, performance corale messa in scena da una compagnia europea creata ad hoc, ad inaugurare il prossimo giugno il Napoli Teatro Festival Italia. 200 rappresentazioni, 2000 artisti per 24 giorni di spettacoli. Adriano Albano. Una Napoli illuminata finalmente da un sole caldo presenta al mondo il suo Festival del Teatro. Al Castel dell'Ovo sono giunti da tutta Europa i giornalisti che potranno raccontare una volta tanto una Napoli vincente, quella che si è aggiudicata un festival prestigioso che entra nel novero delle grandi kermesse culturali internazionali: Edimburgo, Manchester, Santiago del Cile, Singapore. Ecco gli altri festival partner della manifestazione partenopea in cartellone fino al 2010. 200 rappresentazioni, 40 spettacoli, 29 produzioni dirette, 17 testi inediti, 2000 artisti, numeri di un festival che guarda all'Europa e che debutterà il prossimo 6 giugno all'Albergo dei Poveri con Le Troiane, affidato alla compagnia teatrale europea nata per l'occasione. Per Napoli, per la città, per il turismo anche sarà una grande occasione, un grande evento, e vogliamo che l'intera città si riesca a coinvolgere. Il sindaco Iervolino ricorda che molte delle strutture allestite per l'occasione resteranno patrimonio della città, spazio ai giovani, alla creatività, ma anche al teatro del popolo, con un palco allestito nella villa comunale. Tanti poi i luoghi della città che si aprono allo spettacolo, dai castelli alla darsena Acton e naturalmente i teatri. L'obiettivo è di rimettere in moto un percorso anche produttivo. Infine gli autori che vivranno Napoli per scrivere nuovi testi destinati al teatro: Tiziano Scarpa, Banana Yoshimoto e l'anno prossimo Antonio Scarneta, l'autore del Postino. Degli autori letterari principalmente, che invitiamo a stare nella città e a scrivere poi un testo non sulla città, perché la città è così straordinaria che probabilmente cambia, anzi sosteniamo che cambia addirittura la percezione del modo di vedere, di essere, quindi qualunque scrittura nasca dopo una permanenza in questa città sarà originale.